Confronti Radio. Religioni, politiche e società. Ben ritrovate in questa nuova stagione di Confronti Radio, la trasmissione radiofonica nata dalla collaborazione della rivista Confronti e Radio Bequit. Ogni settimana insieme affronteremo uno dei temi cari al mensile Confronti. Perciò stiamo parlando di religioni, politica, attualità in 30 minuti di voci, suoni e musica. Quest'anno, tra l'altro, la nostra redazione si è allargata. Lavoreranno Marzia Coronati, Claudio Paravati, Stefania Sarollo, Valeria Brucoli, Michele Lipori, Giacomo Rosso, che vi sta parlando, e Luca Attanasio, che curerà una rubrica internazionale che ogni puntata vi porterà in un angolo diverso del mondo. Per iniziare bene questa prima puntata della seconda stagione di Confronti Radio, andremo ad affrontare un tema cruciale: la libertà religiosa, in particolare come questo diritto viene tutelato e si esprime nel continente europeo e in particolare con un occhio all'Italia. Lo faremo a partire dalle riflessioni di un politologo e islamista francese, Olivier Roy, che ha da poco pubblicato un saggio dal titolo emblematico «L'Europa è ancora cristiana? Cosa resta delle nostre radici religiose?». Nell'introduzione del suo libro, Roy ricorda che 3 dei 4 padri fondatori dell'Europa, Schuman, Gasperi e Adenauer, erano cattolici devoti. Per loro il cristianesimo non solo era al centro dell'identità europea, ma rappresentava anche l'unica anima immaginabile per questo grande organismo creato da uomini politici. Un fatto, di per sé scontato, che non necessitava neanche di essere scritto nelle carte. Però, perché c'è un però, 50 anni dopo, nel preambolo al progetto di Costituzione Europea del 2004, si cominciò a discutere se introdurre o meno nella carta costituzionale i due termini radici cristiane. Cosa è accaduto quindi in questi 50 anni? Cosa significa nella pratica quotidiana avere delle radici cristiane? E poi, se esistono davvero, come possono convivere e come convivono con altre religioni? È un discorso molto affascinante che intreccia storia, politica, flussi migratori. È un tema sicuramente molto articolato che ha molte chiavi di lettura e che noi abbiamo approfondito con le voci di alcuni esperti. Nel servizio che sentiremo ora sentirete i pareri di Pavel Gajewski e Lothar Vogel. Il cristianesimo, quello delle origini, nasce come un cristianesimo universale, uso l'aggettivo che qualche volta potrebbe essere anche frainteso, cattolico nel senso dell'universalità. Pavel Gajewski è un pastore valdese di origine polacca. È lui a ricordarci che sino al primo Medioevo non esistevano spinte identitarie che portavano a strumentalizzare il discorso religioso. Ma l'anima religiosa un tempo era genuina. A lui si aggiunge la voce di Lothar Vogel, professore di storia del cristianesimo alla Facoltà Valdese di Teologia, che continua a contestualizzare storicamente la questione, ricordando che la domanda «L'Europa è cristiana?» in realtà ha origini molto antiche, dall'Inquisizione in poi. Io vorrei dire per prima cosa che questa domanda «Ma l'Europa è cristiana, sì o no?» è molto più vecchia di quanto pensiamo noi. Noi la ricolleghiamo sempre a una determinata idea di secolarizzazione, ad esempio. In realtà, in molti, molti secoli, esattamente questa domanda è stata posta. Faccio due esempi. Un esempio, ad esempio, è semplicemente l'Inquisizione romana, che riteneva che una parte della popolazione non fosse cristiana. In modo molto simile, anche, ad esempio, il risveglio evangelico, personaggi come Jonathan Edwards, ad esempio, ritenevano che l'Europa non fosse cristiana e che bisognasse cristianizzare la popolazione. Io lo dico per contestualizzare un po' questa questione. Secondo me è una illusione pensare che l'Europa una volta sia stata cristiana, oggi non lo è più, eccetera. Io per questo motivo guardo sempre questa domanda con un pochino di preoccupazione, anche perché mi interessa sempre comprendere quale sarebbe l'alternativa oppure a chi si rivolge poi il messaggio.
Il problema è che queste radici cristiane vengono spesso declinate in chiave nazionalista o comunque in chiave identitaria come una sorta di, uso un'espressione forte, quasi una clava da adoperare contro qualcuno. E a mio avviso l'Europa ha delle radici cristiane, ma l'Europa è stata sempre plurale, almeno per quanto riguarda le religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo, islam. In Europa queste tre religioni hanno visto momenti di pacifica convivenza, anzi di grande collaborazione addirittura. Non dimentichiamo che la maggior parte del patrimonio filosofico, letterario della Grecia antica è giunto a noi attraverso le traduzioni arabe e ci siamo in qualche modo riappropriati di questo patrimonio grazie ai musulmani, come anche il pensiero ebraico ha influenzato molto il nostro modo europeo di essere, ma anche di pensare l'altro. Le radici cristiane, nel senso universalistico, insomma, sarebbero una cosa ottima, mentre da evitare sarebbe qualsiasi strumentalizzazione in chiave nazionalista e identitaria, da combattere con la convivenza, la conoscenza reciproca e con lo studio delle religioni. Contrariamente all'opinione comune, per esempio, tra gli stranieri in Italia i cristiani sono la maggioranza e la componente musulmana ammonta solo a un terzo del totale. Ma spesso la cattiva informazione e la scarsa conoscenza dei fenomeni genera odio e paura. Un punto di vista che mette perfettamente d'accordo sia Pavel Gajewski che Lothar Vogel. La mia impressione è che abbiamo impulsi molto preziosi di dialogo interreligioso. Noi abbiamo anche delle persone e delle realtà che si dedicano a questa esigenza con competenza, con cuore e con fortissima motivazione, e io vorrei molto coltivare questi progetti e questi tentativi, e il mio sogno sarebbe che tutto quello che in questo momento avviene forse in cerchie più ristrette anche numericamente avesse un maggiore impatto sulla società, perché io credo che questa è la sola via che abbiamo: dialogare, provare a comprenderci, e in tutto questo, ma molto spesso accade poi automaticamente, scoprirsi fratelli e sorelle. Le scuole sono un luogo importante, la pubblicistica è un luogo importante, a questo riguardo non posso non dire che Confronti fa un lavoro secondo me molto molto prezioso, e io direi anche che le comunità religiose possono diventare luoghi di dialogo e anche luogo di coscienza interreligiosa, in cui ci si confronta con i vicini, magari con i vicini di casa. E forse noi abbiamo anche, e questo forse potrebbe essere un elemento europeo, forse noi in Europa abbiamo acquisito un patrimonio di esperienza ecumenica, ci può anche aiutare adesso di fronte a un dialogo serio interreligioso. Sono cosciente che sono due questioni diverse, ma credo che l'esperienza sia comunque significativa. Viviamo spesso nello stesso quartiere, forse addirittura nello stesso villaggio, ma non di rado cerchiamo di costruire muri assolutamente invisibili, però al tempo stesso impenetrabili. Su un piano veramente concreto, pratico, il dialogo interreligioso significa per me la conoscenza reciproca, vivere insieme, frequentarsi proprio a livello del quotidiano. Poi naturalmente è importante lo studio delle dottrine, delle prassi religiose diverse dalla nostra cristiana, però è un livello direi conseguenziale. Se non c'è la vera amicizia, se non c'è la vera convivenza, difficile che il dialogo interreligioso a livello alto, accademico, addirittura qualche volta apicale tra vari organismi di comunione, di collegamento delle religioni mondiali
non bastano, non sono sufficienti. Rieccoci in studio, rieccoci con Confronti Radio. Stiamo ragionando sull'anima, o meglio forse sulle anime religiose dell'Europa, a partire dalle riflessioni del politologo Olivier Roy. Nel suo ultimo saggio il professore sostiene che l'appartenenza cristiana degli europei sia spesso strumentalizzata, un'arma di difesa, insomma, contro, diciamo così, l'invasione del mondo islamico in Europa. Ma come tutelare la convivenza interreligiosa? Quali strumenti, insomma, si possono mettere in atto? Nel servizio che avete appena ascoltato, due professori esperti in materia hanno ipotizzato come via più diretta la convivenza, la conoscenza reciproca e lo studio, ma tutto questo potrebbe o dovrebbe essere garantito anche a livello legislativo. In Italia non esiste ancora una legge specifica in materia di libertà religiosa, ma abbiamo solo una norma del 1929 che si chiama Legge dei culti ammessi. Già dal nome, insomma, restituisce l'atmosfera in cui è stata emanata. Per mettere fine a questa mancanza legislativa è da più di 20 anni che la FCEI, Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, ragiona su una legge quadro a garanzia della libertà religiosa. Ilaria Valenzi, avvocato e legale della FCEI, racconta la storia di questa proposta di legge al microfono di Marzia Coronati. La battaglia per una legge sulla libertà religiosa in Italia, compiuta dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, ha una storia molto lunga. Sono molti anni, sono almeno 20 anni se non di più, che si lavora affinché in Italia si arrivi ad una legge cosiddetta legge quadro sulla libertà religiosa. Il tentativo, diciamo, più riuscito, quello che fece un passo un po' più avanti nell'iter parlamentare, fu una bozza di legge, cosiddetto progetto Zaccaria, progetto del 2007-2008, poi con la caduta del governo all'epoca non si andò più avanti, anche perché era una legge che prevedeva un riconoscimento esplicito del principio di laicità dello Stato, e questa cosa non era ben accettata da tutte le confessioni religiose. È in discussione al momento un progetto di legge che ancora però non è stato presentato, diciamo, al Parlamento, in nessuna sede legislativa, ma che è frutto del lavoro di qualche anno effettuato da un gruppo di studiosi, da un gruppo di professori di diritto ecclesiastico, ma anche delle materie dei principi costituzionali, del diritto pubblico, sotto l'egida della Fondazione Astrid, che ha visto anche la collaborazione di diverse confessioni religiose che hanno partecipato a questo lavoro di elaborazione di un progetto di legge. Questo progetto di legge, appunto, non è ancora stato presentato, non sappiamo, speriamo, ecco, che venga presentato il prima possibile, ma in questo momento in Parlamento non c'è una vera e propria calendarizzazione di questo tema. È un tema che in qualche modo è lasciato molto latente, o forse silente, appositamente silente, e che non trova in qualche modo una possibilità politica, prima che giuridica, di essere incardinato affinché, appunto, il diritto poi venga tutelato per tutte le confessioni. Grazie. Ilaria, ti faccio solo un'ultima domanda. All'inizio hai accennato al fatto che l'Italia sia più indietro rispetto agli altri paesi europei in merito alle leggi che tutelano la libertà di religione. Gli altri paesi quindi hanno delle leggi più recenti? Allora, abbiamo sistemi diversi, abbiamo sicuramente delle leggi più recenti, o comunque in generale abbiamo in Europa, per rimanere nei paesi del Consiglio d'Europa, diciamo così, uno spazio per noi forse più vicino, tanti modelli diversi, ma sicuramente c'è un modello per noi importante e significativo, che è quello degli stati che, come il nostro, hanno un sistema di ordinamenti pattizi, quindi di regolamentazione specifica con alcune religioni, come avviene appunto da noi per la Chiesa Cattolica e per le confessioni con intesa, ma che al pari di questo hanno anche una legge generale per tutte le persone, per tutte quelle confessioni che non rientrano in questo sistema pattizio. Ecco, noi invece siamo il paese in cui c'è un sistema pattizio ma manca l'altra parte. Quindi in qualche modo, diciamo, noi abbiamo necessità sicuramente di arrivare ad una legge di questo tipo, ma anche ad una legge che sia il più possibile, come dire, coerente con i nostri tempi, che tenga in considerazione il fatto che il panorama delle religioni è cambiato, che ci sono religioni non di tradizione europea, che meritano ovviamente il massimo della tutela che noi siamo in grado di garantire, e quindi una nuova legge su questo, esattamente come avviene in alcuni paesi, non in tutti sicuramente, ma va trovato, il nostro modello va in qualche modo trovato. Un paese modello in questi termini?
Allora, non esiste un paese modello, nel senso che ogni paese ha il suo modello. Per molti il modello alla francese, per esempio, di una laicità potrebbe essere molto escludente, no? Cioè un modello in cui in qualche modo tutte le confessioni religiose sono messe sullo stesso piano perché sono tutte considerate delle forme di associazioni, non c'è nessuna che ha un privilegio e lo Stato è pienamente laico. Va bene per la Francia, forse è troppo duro per noi, cioè un modello assimilazionista di tipo inglese che potrebbe non essere, come dire, sufficiente, ecco, per la nostra situazione, perché noi siamo un paese di immigrazione sicuramente più recente rispetto alla Gran Bretagna. Non esiste un modello ideale, esistono tanti modelli che però danno la possibilità, ecco, di immaginare che anche noi si arrivi ad un modello adatto per il nostro paese. E poi rimane in qualche modo, anche se molto lontano, anche l'esempio della libertà religiosa, come viene tutelata per esempio negli Stati Uniti, che è un modello ancora diverso, ma che prevede un massimo di libertà, un massimo di riconoscimento della dignità di tutte le confessioni religiose, perché si parte dal riconoscimento del diritto individuale. Quello potrebbe essere per esempio un faro a cui guardare e poterlo poi adattare per esempio alla nostra situazione. Finora siamo stati in Europa, ma adesso scendiamo un po' più a sud, andiamo in Africa. Lo facciamo con la rubrica internazionale a cura di Luca Attanasio, che questa settimana ci conduce in Etiopia. Ricordate il concerto Live Aid e il singolo Do They Know It's Christmas? Fu una doppia iniziativa dei musicisti Bob Geldof e Migi Ur. I due contattarono alcuni degli artisti più famosi al mondo e diedero vita a una delle raccolte fondi più imponenti della storia. Era il 1985 e l'Etiopia, già afflitta da una storia tortuosa fatta di spietato colonialismo, dittatura e guerre, era anche colpita da una devastante carestia che stava falcidiando la popolazione. Sono passati 34 anni da quel disco e da quello storico concerto e l'Etiopia sembra un altro paese. L'assegnazione del premio Nobel al suo primo ministro Abiy Ahmed, al di là dei meriti della persona, celebra il successo di questa nazione fino a un paio di decenni fa, simbolo di povertà estrema e sottosviluppo dell'intero pianeta. Secondo le più aggiornate statistiche, è l'economia con la crescita più veloce al mondo, con un tasso negli ultimi 10 anni tra l'8 e l'11%. Gli sforzi compiuti dal governo per l'istruzione, poi, nonostante ancora tanti problemi e alti tassi di lavoro minorile, hanno portato in ogni caso al 100% di iscrizioni alla primaria. Nel frattempo, il numero di università è salito a 35, mentre l'aspettativa di vita, ora che è stata raggiunta la piena autosufficienza alimentare, supera i 65 anni. Se si pensa che solo negli anni 80 erano 43. Salito al potere nell'aprile del 2018, il giovane premier di etnia Oromo, storicamente in conflitto con Addis Abeba, cristiano ma di fede protestante, la maggioranza degli etiopi è di confessione copta ortodossa Tewahedo, in pochi mesi ha innescato una serie di riforme capaci di suscitare fiducia nel paese e nel resto del mondo. Per la formazione del governo ha imposto che almeno la metà dei ministri fosse donna, mentre ha fortemente appoggiato la nomina a presidente della Repubblica di Saleh Bork Zewde, unica donna a ricoprire la carica in Africa. Ma ciò che ha sbilanciato a favore di Abiy Ahmed l'ago della bilancia del Nobel è l'impegno che ha profuso per risolvere l'annoso conflitto con l'Eritrea. Da poco eletto, infatti, il premier si è reso protagonista di uno storico accordo di pace che ha subito sancito la riapertura dei confini e delle relazioni. If there is peace between Ethiopian and Eritrean people, the Horn of Africa region will be a region of peace and development. Il 26 giugno 2018, per la prima volta in 20 anni, è giunta ad Addis Abeba una delegazione del governo eritreo guidata dal ministro degli esteri Osman Saleh. Certo, gli auspici e le aspettative che tale mossa aveva suscitato sono stati abbondantemente disattesi negli ultimi mesi, nei quali la sua controparte, il dittatore eritreo Isaias Afewerki,
ha addirittura aumentato la sua fama di spietato tiranno, rendendosi protagonista di nuove misure dittatoriali in patria. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation. La prestigiosissima onorificenza, quindi, giunge al momento opportuno. Con tutta probabilità mira a riesumare quel vento di pace tra i due paesi al momento apparentemente sopito e va a sostenere una figura che tenta di stabilizzare non solo il suo paese, ma anche un'intera area a dir poco calda dell'Africa orientale. Confronti Radio quindi finisce qui. Noi naturalmente ringraziamo gli ospiti di questa puntata, Lothar Vögel, Pavel Gajewski e Ilaria Valenzi. Vi ricordiamo anche il titolo e l'autore del libro che ha dato il via alle nostre riflessioni. Si tratta di L'Europa è ancora cristiana? Cosa resta delle nostre radici religiose? Di Olivier Roy, edito da Feltrinelli. Noi invece torniamo la prossima settimana per parlare di muri. Mentre si festeggiano i 30 anni del crollo del muro di Berlino, noi volgeremo lo sguardo ai quasi 1000 chilometri di muri costruiti negli anni in Europa per fermare i flussi migratori. Potete naturalmente riascoltarci in podcast sul sito www.rbe.it, altrimenti l'appuntamento è a domenica prossima, sempre alle 16. A presto!